Per me è fondamentale. Innanzitutto, mentre le altre forze politiche in questo momento stanno già formando liste, listine, listelle, listini vari, stanno facendo nomi di eventuali candidati a sindaco, il Movimento 5 Stelle, ricordo, è uno strumento, lo sta dimostrando anche oggi, che mette insieme varie competenze, quindi ringrazio pubblicamente gli avvocati Oreste Agosto e Stefania Marchesi per l'impegno civico che hanno avuto. E qui c'è la nostra Federica Freda che dopo ci mostrerà quella che è la relazione dei Corte dei Conti sul bilancio del Comune di Salerno, per cui a differenza degli altri che giocano a fare, come dire, varie liste e listine, noi portiamo avanti i nostri contenuti. Quella che sarà una nostra eventuale lista sicuramente avrà persone non condannate, senza carichi pendenti, persone che non abbiano fatto già due mandati qua come consigliere comunale, quindi persone completamente nuove. I portavoce già eletti qui, diciamo, nella provincia di Salerno, nella circoscrizione, stanno portando a termine il loro mandato, quindi il loro impegno con gli elettori, per cui non sono sicuramente tra le persone che si potranno candidare a sindaco o consigliere. Poi eventualmente, se dovesse cadere il governo, il Meetup sceglierà anche questa soluzione eventuale, ma se ovviamente la legislatura durerà fino al 2018, noi portavoce eletti alla Camera o al Senato non saremo sicuramente né candidati a sindaco né candidato consigliere, qui saranno persone nuove, saranno ragazzi competenti e preparati come questi che vediamo oggi. Lascio la parola a Federica Freda che ci dominerà un po' sulla relazione dei Corte dei Conti.